Firmato a Palazzo San Giacomo un accordo fra il Comune di Napoli e la Guardia di Finanza per la vigilanza su opere pubbliche, forniture e servizi finanziati col PNRR o comunque legati al piano. Scopo dell'accordo è di garantire la legalità e la trasparenza delle spese. Ci saranno gare molto importanti, quindi questa collaborazione e questa cooperazione con la Guardia di Finanza per noi è estremamente importante, proprio per fare in modo che non ci siano infiltrazioni e tutte le procedure siano portate avanti nella massima trasparenza e nella massima legalità. Abbiamo gare importanti sulle scuole, sulle aree a verde, su una serie di immobili di grande pregio che vanno dall'Albergo dei Poveri a Castel dell'Ovo all'ex mercato ittico, quindi tutte gare molto importanti, gare anche di trasformazione urbana, pensiamo sia alle Vele che all'area di San Giovanni. E quindi molti interventi che mi auguro riusciranno a trasformare il volto della nostra città. Il Comune di Napoli fornirà alla Guardia di Finanza informazioni, dati, notizie sui procedimenti di cui è responsabile e segnalerà le situazioni che reputerà a rischio di frode o di comportamenti irregolari. Sono rischi a vario titolo connessi a possibili fenomeni di infiltrazione, ad esempio della criminalità organizzata, anche della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Molte di queste misure saranno appunto messe a terra, cioè troveranno una loro realizzazione attraverso procedure di evidenza pubblica sub specie appalti. Quindi bisognerà vigilare sulle fasi che vanno dall'erogazione del flusso di spesa da parte della stazione appaltante sino all'appaltatore, al subappaltatore, ai veri soggetti che a vario titolo sono interessati dalla realizzazione dei progetti e quindi dal corretto utilizzo ed impiego di queste risorse.